Benvenuti a una nuova puntata di Dr. Penis. Oggi siamo con Manuel, a gennaio abbiamo fatto l'impianto della protesi, siamo a fine giugno, quindi sono passati 4 mesi e qualcosa. Manuel, 24 anni, era arrivata alla nostra attenzione dopo un percorso di procedure inutili. Aveva fatto una legatura delle vene del pene, aveva fatto un patch di safena, tutte procedure chirurgiche che io sapevo e gliel'ho detto, non servivano a niente, però lui ovviamente da profano ha voluto provare prima di fare l'impianto della protesi. Noi non proponiamo queste procedure perché sappiamo che non servono a niente, sono delle procedure desuete che un tempo erano state proposte, ma poi subito dopo sono state ovviamente abortite dai trattamenti terapeutici. Il modo corretto per risolvere il problema di Manuel era ed è l'impianto di una protesi peniana idraulica tricomponente. Manuel è qui, ci racconta brevemente come sta, qual è la sua sensazione con la protesi e qual è il futuro che lo aspetta. Io sto assolutamente bene, sono rinato dopo questo intervento, ho potuto riprendere la mia vita personale, soprattutto quella sessuale, emotiva, con le mie con le donne in generale al 100%. E lo consiglio a chiunque questo intervento che abbia un problema serio di deficit erettile che non riesce a risolvere. E questa è una soluzione che può sembrare drastica all'inizio, però che se ci si acculturà un pochino e si capisce a cosa si va incontro e ai miglioramenti, a tutto quello che può venire dopo aver fatto una decisione del genere, allora è la cosa giusta da fare. Le donne che ti dicono? Le donne sono assolutamente contentissime sempre. Si innamorano tutte, mi hai detto? Certo, dopo si innamorano subito. Senti, il rapporto più lungo che hai avuto quanto è durato? 2 ore. Un'ora e mezza, 2 ore sicure. Che soddisfazione ti dà la protesi? Che certezza ti dà? Che potere ti dà? Mi hai detto una frase prima. La protesi. Onnipotenza. Sì, esattamente. La protesi può regalare onnipotenza, diciamo, a noi maschietti, perché di solito il maschietto medio, qualsiasi persona, anche quando si cura di se stessa durante un rapporto, pensa avrò l'erezione, se lo guarda, gli passano i pensieri per la testa, perde l'erezione, si ferma e quant'altro. Invece grazie alla protesi, ovviamente solo se è fatto un intervento bene col dottor Antonini, secondo me, io penso questa cosa perché ho avuto altri pareri che mi hanno spaventato, il dottor Antonini ha mantenuto tutte le promesse, allora si ha un pene caldo, con le proprie misure, con una circonferenza che ovviamente arriva ai limiti del pene di ogni uomo, dipende dalle misure di base, e è un pene vivo. Erezioni spontanee? Sì, ci sono, al mattino le erezioni notturne e mattutine sono vive. Il pene si gonfia, è caldo, caldissimo e alcune volte quasi penso che potrei penetrare una donna senza attivare il dispositivo addirittura. È vero, è vero. Penso, non ho mai provato, però penso che sia possibile sinceramente. È vero, perché con la protesi correggiamo non solo il problema idraulico, sì, ma anche l'aspetto emotivo psicologico della disfunzione erettile. Il pene dopo l'inserimento di protesi diventa perfetto, dritto, un bel pene dal punto di vista visivo o anche estetico, cioè ci sono solo miglioramenti sinceramente. L'orgasmo addirittura personalmente è diventato molto più forte, quella sensazione di orgasmo, perché sia un pene molto rigido, molto forte e quasi di marmo, diciamo. Non è che è meglio. Prima non ce l'avevi l'orgasmo, perché prima eri malato. Prima avevi una malattia. Quella che si chiama fuga venosa è una malattia. Che poi sia una malattia non mortale, ma non mortale fisicamente, ma una malattia che ti uccide emotivamente, non ti fa avere la qualità di vita sessuale che dovresti avere. Quello che tu hai adesso, e quello che io spiego sempre ai pazienti, è una cosa normale. Ti sembra eccezionale perché fai il confronto con quello che prima non avevi. Questo è il concetto. Io uso la parola onnipotente perché ho provato a fare diverse esperienze con molte donne. E tutte queste donne, ovviamente grazie al dispositivo della protesi, mi dicono ma non ho mai trovato un pene così duro, non ho mai trovato un pene così, così, non so come definirlo. All'Antonini gli devi dire. Ecco, un pene così all'Antonini, diciamo. Allora, concludendo, quello che io dico ai pazienti quando arrivano, ho visto oggi un paziente molto giovane che mi ha chiesto se era giusto o no fare l'impianto di protesi.
Nei pazienti giovani come te, 24 anni, non si può sbagliare. Io devo darti risultato estetico e funzionale. Se lo so fare, ti dico che lo faccio e ti spiego per filo e per segno quello che sarà. Se non sono in grado di farlo, ti do a te la colpa, ti dico che tu c'hai un problema emotivo, psicologico, non che io non lo sappia fare, ma sei tu che in questo momento non stai bene e quindi devi curare prima l'aspetto emotivo, psicologico, mentale. Nel nostro centro rispondiamo a tutti i pazienti, tutti, facciamo uno screening corretto, diamo l'indicazione che daremo a un nostro familiare, a un nostro parente e risolviamo i problemi. Tutto il resto sono chiacchiere. Sei d'accordo? Assolutamente. Il dottore Antonini è stato di parola dal primo giorno fino all'ultimo che ci ha operato e tutto. È stata una persona fantastica. Mi ha seguito sempre sia dal punto di vista fisico che psicologico e è difficile trovare un dottore che... anzi, impossibile trovare un dottore come lui che rimanga così di parola. Numero uno, va bene. Assolutamente. Grazie. Invitiamo tutti a mandare le domande all'indirizzo email in sovraimpressione. Ringraziamo Manuel, ti auguro grande buona vita e ci vediamo alla prossima puntata di Dr. Penis.